Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie ad Alessandro Loyed, io sono Giulio Xait, cognome un po' strano perché se lo chiedo sono belga di origine, e in questi 10 minuti che mi stampeggiano qua vorrei che ci portassimo a casa 2 o 3 concetti. Io faccio formazione, ho parlato prima di formazione, signor Boeri, sono contento perché noi ci occupiamo proprio di formazione per le aziende e per i ragazzi, no? Soprattutto per l'ambito della comunicazione e del marketing digitale, e vorrei che ci portassimo a casa qualche concetto che mi sta particolarmente a cuore. Innanzitutto quello del codice umanistico, vediamo cosa si intende, che cos'è. E poi, insomma, una sorta di, vorrei che fosse un po' di più di una lista della spesa con le varie professioni digitali nuove che si collegano a questo codice umanistico, perché ciascuna di esse è qualcosa forse di più di una professione, in quanto si collega ad un talento specifico. Infatti proprio il concetto che vorrei portassimo a casa è talenti per le professioni digitali. Infatti, se c'era un tempo in cui internet era un luogo per soli smanettoni, qualcuno direbbe, per informatici, oggi le cose sono cambiate. Non sto qua a ripeterlo perché lo sappiamo tutti, ma da un luogo in cui un luogo agito, un luogo comunicato, un luogo vissuto da chi aveva delle competenze, una passione molto tecnologica, informatica, oggi le cose sono molto cambiate. Attenzione, non sto parlando male degli informatici assolutamente, chapeau a loro, perché altrimenti non fosse per loro io non sarei qua a parlare di nulla, in quanto io faccio parte invece di qualcos'altro, di un codice che potremmo definire umanistico, ovvero tutta quella serie di persone che sono appassionate o che hanno sviluppato delle competenze a livello di formazione, appunto a livello scolastico, poi competenze in ambito professionale, che sono più legate alla creatività, al marketing, alla comunicazione, ma andiamo anche alla sociologia, come vedremo la psicologia, la linguistica, la filosofia, che oggi possono trovare una declinazione concreta a livello professionale nel digitale. E quindi mi piace proprio definire tutte queste nuove professionalità, che attenzione non sono in conflitto ma assolutamente in integrazione, tra codice informatico, i nostri cari smanettoni, con cui mi piace confrontarmi tutti i giorni, e il codice umanistico, praticamente chi lavora dentro la rete e un po' chi naviga sopra, comunicando sopra la rete. Possiamo definire una serie di tipologie di professionisti, e questa segmentazione arriva proprio estraendo il talento specifico di ognuno. L'abbiamo suddiviso in questo modo, perché ci sono diverse professioni del codice umanistico che riguardano diversi ambiti, diverse competenze, ora non abbiamo il tempo di esploderle tutte, ma diamo un'occhiata. Allora, abbiate pazienza, sono anche delle terminologie un po' anglofone, un po' futuristiche, un po' provocatorie. Cos'è sto Transmedia Web Editor? Il creatore di contenuti. Se c'è qualche giornalista in sala e dice, oddio, cosa sta dicendo sto Xait? Sto parlando di chi crea i contenuti. Quindi il concetto è, bene, io so a livello classicamente testuale, multimediale, visivo, con delle immagini, con dei video, creare del contenuto che sappia virare in rete. Quale deve essere il mio talento? La cosa più banale del mondo, voi mi direte, vabbè, grazie tante, ci sei arrivato, avere una voce caratteristica. Ma questo è ancora più vero oggi. Perché? Perché se fino a qualche anno fa, all'epoca pre-internet o internet, per darci delle etichette 1.0, i creatori di contenuti erano tendenzialmente pochi o non tantissimi. Pensiamo a giornalisti, autori, a fotografi, a cineasti. Oggi quante persone invece possono improvvisarsi o provare a fare creatore di contenuti attraverso un blog, un sito, attraverso piattaforme come Instagram o come YouTube o come nuove, qualcuno conoscerà ad esempio Vine, che ci permettono di diventare potenzialmente dei creatori di contenuti. Ecco che quindi c'è tantissima gente che si propone di fare questo. Chi è che alla fine però viene fuori? Chi davvero dimostra di avere una voce propria caratteristica. E questo lo lascio qui un attimo. Un attimo sospeso questo discorso, perché chi crea il contenuto è la professione che più sento vicina. Volevo chiudere proprio con un accenno ancora finale. Quindi il concetto vorrei che lasciassimo qua una voce caratteristica. E come ci ricorda il buon Jaron Lanier, che è un innovatore statunitense molto famoso, attenzione, prima di condividere pensate ad essere, pensate ai vostri contenuti che cosa sono. Before to share, just be. La seconda professione, sempre legata al contenuto, è una professione probabilmente la più nuova, di cui si sente parlare poco adesso in Italia, ma che negli Stati Uniti già, nei paesi di matrice anglosassone,
si sta già parlando molto, ovvero non solo chi crea i contenuti ex novo, ma chi cura contenuti di altri, perché molto spesso in rete c'è già la maggior parte di tutto quello che ci può interessare. Se devo fare un contenuto nuovo su una news, un fatto che sta accadendo, un concetto che voglio sviluppare, un evento, molto probabilmente ci sono già delle persone che hanno già creato dei contenuti testuali, hanno lanciato dei tweet in rete, hanno fatto delle immagini, dei video. Un lavoro è quello di riuscire a filtrare e condividere le migliori informazioni che trovo in rete. Attenzione, non solo un copia e incolla banale, ma i bravi content curator sanno come dare una propria impronta caratteristica a questo patchwork creativo in rete, quindi content curation. Il fatto è proprio saper, col talento, filtrare e condividere le migliori informazioni da questo, potremmo dire, overload, mare magno di continue informazioni in rete e riprendere il meglio caratteristico. Infatti Clay Shirky, che è un autore estremamente autorevole, vi chiede molto spesso alle aziende: ma soffrite di overload di informazioni? Avete fallito nel filtraggio, avete fallito nella content curation. E qua cito anche un altro autore molto interessante che viene fuori con un libro, Nicola Scar, dal titolo emblematico Internet ci rende stupidi, punto di domanda. Io rispondo sì, potrebbe molto facilmente, se non sappiamo dominare questo eccesso di informazioni. Quindi il concetto è saper creare ma anche curare, altrimenti Internet non è un luogo che ci permette di dominare degli strumenti, ma di cui siamo dominati. Qua per sopra, perché le slide sono un po' matte. Terza professione, di cui si parla molto, perché community manager vuol dire molto spesso social media manager per molti. In verità non è esattamente così, perché una community non è fatta semplicemente da social media come Facebook, Twitter, LinkedIn, eccetera, e i social media non sono solamente nella community. Ma ora non entriamo nello specifico. Il community manager è colui che gestisce, ed è il gestore, il portavoce di una comunità online. Ed è colui che, come direbbe il buon Mark Zuckerberg, che di community ne capisce qualche cosa, visto che gestisce quella più grande al mondo, 1.200.000.000 di utenti, dice: attenzione, fate attenzione, le community non si creano, le community si intercettano perché esistono già, sono gli appassionati di qualche cosa. Io prendo, cito ad esempio, mi viene in mente la community di Heineken. Attenzione, non è la The Heineken Community, è la community che si chiama I Love Beer, che ha intercettato gli appassionati di quelli che vogliono andare a farsi una bevuta magari la sera. Esistevano già prima, non doveva arrivare il community manager di Heineken per creare questa community. Il community manager quale talento deve dimostrare di possedere? Attenzione, perché qua andiamo a toccare i tasti, per chi pensa qua quanto conta avere tecnica, quanto conta avere abilità relazionali, andiamo a toccare il tasto dell'empatia. E l'empatia è qualcosa che va molto oltre il codice informatico, si avvicina al codice umanistico. Empatia vuol dire sapersi mettere nei panni degli altri. Quindi non conta tanto saper comunicare qualche cosa, conta avere la capacità di relazionarsi all'interno di una comunità di persone, saper leggere tra le righe dell'empatia degli altri. Non per nulla, i migliori, molti fra i migliori community manager all'estero soprattutto, guardate caso, arrivano da studi prevalentemente psicologia e filosofia. Quarto, le digital PR. Le digital PR si parla molto come evoluzione o integrazione delle ufficio stampa classico, delle relazioni pubbliche, delle media relations, passando però dalle public relations, come acronimo, qui verso le people relations. Come riusciamo a ingaggiare e coinvolgere i cosiddetti influencer, gli influenti della rete, blogger e personaggi autorevoli? Il concetto qua ce lo spiega benissimo Gary Vaynerchuk, che è un imprenditore davvero tosto, uno di quelli forti, che si è fatto da solo, quello come start-upper, e dice: guardate, per qualcuno sarà evidente, per qualcun altro molto meno, per molte aziende non lo è assolutamente, non conta quanti fan e quanti follower hai, contano le relazioni che hai instaurato, non è vastità, è profondità. Cosa vuol dire questo per il digital PR? Che noi siamo in un mondo in cui l'accesso ad avere tanti contatti nuovi è facilissimo. Vado su Facebook, trovo 1.000 amici, 2.000 amici, vado su LinkedIn, trovo 1.000 contatti, vado su LinkedIn e comincio a followare la gente. Ma il punto è che questo accesso facilitato ad arrivare al contatto è inversamente proporzionale alla capacità di instaurare un vero legame con queste persone. Certo, provate a diventare amici di 1.000 persone su LinkedIn, poi chiedete a loro di lanciare un comunicato stampa. Se non avete instaurato una relazione vera, non avete dedicato tempo a fare networking in maniera
consistente sarà completamente inutile. Quindi l'abilità del talento di chi fa le PR è di passare dai frammenti della rete alle persone in rete, che è una cosa completamente diversa. Quinto, chi fa pubblicità online invece usa strumenti come Facebook Advertising, Google AdWords, Display Advertising, questi altri acronimi che stanno a significare, invece che andare a investire in pubblicità offline, televisione, stampa, radio, eccetera, io vado in rete e creo le mie campagne pubblicitarie. Benissimo, sono gli strumenti che mi permettono di farlo, sono strumenti innovativi molto interessanti, e qua il talento di chi se ne occupa è avere una visione, una gestione, capacità di visione e gestione multicanale integrata tra tutti questi strumenti che poi devo saper gestire direttamente con un budget, ok? A differenza del digital PR, qua io devo gestire una persona di cui pago il tempo che ci mette a costruire una rete di relazioni, qua pago direttamente degli strumenti, ok? E come ricordava il buon Germano Maker, che è uno start-upper di qualche del 1860 addirittura, non si parlava ancora così di crisi, la metà dei soldi che spendo in pubblicità è sprecata, diceva. E guai sì che non so manco qual è sta metà. Ora invece siamo in una situazione diversa, perché la pubblicità si lega a questo, al fatto che noi possiamo tracciare attraverso il lavoro della web analytics tutto quello che viene speso direttamente in rete. Ok, sono arrivato alla fine del tempo, vedo già Alessandro che mi sta passando da così a così, tra un po' passerà direttamente, ancora un minuto finito. La web analytics praticamente tratta delle persone che devono capire come interpretare i dati di accesso alle proprie, al proprio sito, ai propri progetti direttamente online. Quindi dati di analisi, quanti accessi abbiamo fatto, come le persone navigano, e se le colleghiamo qua alla pubblicità io posso sapere, io investo X, quanto mi ritorna per ogni Y che io investo? Una cosa che era assolutamente impensabile con la pubblicità classica, perché se io do 10.000 euro per fare una pubblicità su un giornale, e non posso sapere dove vanno a finire i miei investimenti e non posso modificarli in corsa. Qua invece posso. Siamo gli ultimi due. Il reputation management, sempre dati statistici, ma a differenza della web analytics, qua parliamo di conversazioni rilevanti. Ovvero io posso andare a studiare e capire chi sono le persone che stanno parlando di me, della mia azienda, o di qualcosa che mi può interessare direttamente in rete. Vedo chi ne parla, quanto ne parla, come ne parla. Il talento qua, prima abbiamo parlato di formazione in ambito psicologia, filosofia, viene qua che ha fatto scienze della comunicazione come il sottoscritto, che all'epoca gli si diceva sì, hai fatto scienze delle merendine, io non capivo bene cosa fosse questa scienza della comunicazione. Ho studiato linguistica. Linguistica è una realtà che è un'attitudine e una serie di competenze che vengono fuori molto, molto in maniera molto utile per chi vuole fare il reputation management, perché deve lavorare proprio con la lingua o con diverse lingue. Il talento qua di capire come interpretare elementi linguistici e semantici ed estrarli dalla rete. Last but not least, diciamo il più smanettone del gruppo qua, borderline tra codice umanistico e informatico, il search engine optimizer, ovvero colui che è capace di ottimizzare delle strategie che ci permettono di essere molto visibili nei motori di ricerca. Se dico motore di ricerca dico al 97% Google. E in questo caso il talento è proprio l'abilità nel testing, ovvero sapere sperimentare sempre nuove soluzioni. Il SEO bravo è colui che non si accontenta di una soluzione molto semplice, ma riesce a trovare il modo per cui, per certe parole chiave, io con la mia attività so essere nelle prime pagine di Google. E questo è importantissimo, anche essere alla prima soprattutto pagina di Google, perché come si dice tra i SEO, il modo migliore per nascondere un cadavere dov'è è metterlo nella seconda pagina di Google, dove praticamente nessuno quasi ci va. Ora, so che sono proprio un minuto per chiudere con una cosa rapidissima. Io dicevo all'inizio, chi crea i contenuti, sono molto affezionato. E dicevo, qual è il talento di chi crea i contenuti? Avere una voce caratteristica. Mi permetto di riprendere riassumere brevemente un testo che a me è proprio molto caro. Non so se lo conoscete, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, autore statunitense, anni 60, c'è questa storia, questo libro, in cui si narra un mondo distopico, ovvero utopico al contrario, un brutto posto dove vivere nel futuro, in cui la cultura viene rasa a zero, proprio tabula rasa nel vero senso della parola, viene proprio bruciata, stampa un po' nazista. Infatti Fahrenheit 451 è la gradazione dei gradi Celsius in cui la cellulosa comincia a bruciare.
Praticamente in questo futuro esistono degli agenti del futuro, proprio dei pompieri che vanno nella casa delle persone e bruciano i libri delle persone che li nascondono dentro ancora, che non vogliono bruciare i libri. Perché si bruciano i libri? Perché si pensa che sapere troppo porti a pensare troppo, porti a essere tristi, porti a essere meno produttivi. Il protagonista, che è un agente del futuro, questo Montag, va in questa missione, in questa grandissima, in questa magione, da questa signora molto anziana, che nasconde una biblioteca immensa di libri. Tirano fuori tutto, la pira immensa di libri, un libricino, toc, cade per terra, e lui lo raccoglie incuriosito, legge David Copperfield di questo Charles Dickens. Dice, boh, vabbè, me lo metto in tasca, incuriosito, anche se non si può, torna a casa, e come un bambino, perché ovviamente futuro uno legge solo le informazioni pubblicitarie dei cartelloni, comincia a leggere riga per riga, la finisce e dice, boh, che roba pazzesca. Quindi tutte le volte che va in missione, quando riesce, va a rubare un libro di quelli che dovrebbe essere, insomma, declinati alla pira, alla fiamma. Arriva alla fine della storia, arriva la moglie, che non sa niente, scopre il nascondiglio in casa di questi libri, questa piccola biblioteca, e matta di terrore dice, ma che cosa ci trovi in questi stupidi libri? Perché vi ho raccontato questo? Mi sono reso conto in questi anni che questo è verissimo, anche se diciamo, cosa ci trovi in questo stupido blog? Cosa ci trovi in questo stupido sito? Cosa ci trovi in quella fanpage di quell'azienda, di quel tipo, di quella cosa? E sempre di più, proprio perché siamo sempre di più immersi in tanti blog, in tanti creatori di contenuti, a me interessa quel qualcosa, il contenuto che trovo in rete, se dietro quel contenuto ci trovo questa roba qua. Una persona. E non è facile, mi assicuro. Quando una persona riesce a venire fuori dai propri contenuti, allora vuol dire che è un ottimo creatore di contenuti, un ottimo protagonista del codice umanistico. Bene, io vi ringrazio, ho usufruito del tempo, spero.